Allora, intanto una cosa piccola. Quello che mi ha detto qui oggi è sotto la cosa della serietà assoluta totale. Quindi tutto quello che io vi dico verrà ripreso e verrà messo pubblico in rete, perché questo è un esame, gli esami voglio sapere sono pubblici. E io vi dirò tutto quello che un maestro deve dire a un allievo nel momento in cui finisce il suo primo strumento. Non mi interessa se qualcuno di voi la piglia male, se la piglia bene, non mi interessa. Ve lo devo dire perché è giusto che ognuno di voi sappia quali sono quelle che secondo noi sono state le pecche e quelle che secondo noi sono stati i pregi. Tutti avete entrambi, pregi e pecche. Io sono molto contento di voi, ve lo dico prima, nel complesso, però ancora ognuno di voi ha dei difetti che si è rifiutato proprio a livello suo personale di migliorare. Questo io ve lo dirò ora, tanto quando diciamo uno per uno queste cose voglio che si sappia, perché se no dice vabbè, io dopo ho il diploma, sono a posto, però qui c'è una valutazione che si è ottenuta tramite 3 maestri di liuteria e 2 maestri di musica, va bene? Quindi è una valutazione oggettiva, non è una valutazione se qualcuno vi voleva fare o dei favoritismi oppure farvi di male. Sarebbe stata annacquata questa sua volontà dagli altri voti, quindi diciamo questa è una votazione oggettiva reale e i difetti che io vi dirò sono quelli che sono stati riscontrati, quindi mi raccomando non lo prendete male quello che vi verrà indicato per essere un difetto, perché è l'unica, sono le cose che dovete migliorare per entrare nel campo della liuteria, perché se non ve lo dico io, dopo ve lo dicono gli acquirenti non comprando gli strumenti. Quindi è meglio che ve lo dica io da un punto di vista proprio così, non amichevole, da maestra allievo, perché non è una questione amichevole, l'amicizia poi è chiara, è con tutti, sono tutti dei ragazzi per bene e simpatici, però diciamo di fatto io vi devo dare una valutazione che vi dovrà servire in futuro. Quindi mi raccomando, sarà pubblico proprio per quello, onde evitare che diciamo tu me lo potevi dire, ma non me lo potevi dire, io ve lo dirò insieme e vi darò anche tutte le spiegazioni delle votazioni. Allora, le votazioni si sono svolte così, ci sono stati 3 voti per quanto riguarda le caratteristiche tecnico-estetiche, va bene, e sono i 3 maestri, Francesco Algeri, Davide Ara e Fabio Piani. Poi c'è un voto che quello lo do io, che questo lo sapevate, che è dato semplicemente come valutazione estetica tipica della scuola toscana, perché io voglio che da qui poi dopo, se poi dopo decidete voi di andare a appoggiarvi altre teorie filosofiche, la cremonese, la parmense, la milanese, la veneziana, io non ve lo posso impedire, non lo faccio ancora. Però questa è la scuola della Toscana che ha delle caratteristiche che vengono dal 500, non sono delle caratteristiche che vengono dall'altro, sono delle caratteristiche che dal 500 si sono evolute e io ho voluto che tutti gli strumenti avessero delle caratteristiche della scuola toscana. E oggi quando li guardavo devo dire che ci sono riuscito. Sono strumenti che secondo me sono ben inquadrabili, per quale quindi ho dato una valutazione mia, va bene, che però questa mi esula dal voto che voi avrete sul diploma quando entro luglio, io siccome devo fare a mano da più tempo, vi devo fare a mano, allora entro luglio voi avrete come valutazione la media dei voti che ognuno di voi ha dato sul vostro strumento più il voto sonoro. In questa media non ci rientra il voto della valutazione estetica mia, perché quello è una cosa in più, per dimostrarvi che voi avete capito, avete ricevuto bene quelle che sono le direttive della scuola toscana. Mi sono spiegato, se c'è delle domande fatele e poi si procede. Allora, ci saranno 3 valutazioni, quella della scuola e poi quella... qui c'è scritto Marco Pistrelli, ma in realtà c'è anche la firma della moglie, anche lei diplomata e che vive della musica, cioè che lavora nella scuola di musica. Quindi sono persone che hanno la qualifica per giudicare lo strumento. Noi chiaramente non gli abbiamo detto a loro il nome di ognuno, il nome si sapeva lui, loro hanno suonato e hanno dato una valutazione oggettiva della resa sonora. Io sono molto contento perché non ci sono stati strumenti che non sono arrivati oltre la sufficienza, cioè sono arrivati tutti ben oltre la sufficienza, poi vedrete se sono quelli più o meno, però poi dopo via via vi consegno le valutazioni, vi dirò anche il perché. Allora, quindi cominciamo con Lorenzo. Ognuno prende il suo strumento, si mette sul banco degli imputati, sì. Almeno voglio vedere la faccia, specialmente con tutte le armi. Lorenzo Lorenzo.
ha già cambiato colore, il rosso ci sta benissimo, quindi allora, segui la maglietta del Bologna. Vuoi fare del Bologna? No, no, tu non devi dire nulla, ma noi basta, detto che solo dire di sì. Ha facoltà di sedersi, signor Bellardi. Ha facoltà di sedersi. Allora, la commissione valutazione tecnica ti ha dato 23 su 30, va bene? Lo strumento è stato ben eseguito, va bene? Quindi ognuno chiaramente ha trovato tutti i piccoli difettucci che tu li conosci già da te. Della valutazione estetica va bene, perché lo strumento riprende quelli che sono i canoni della scuola toscana. Io fossi in te e scurirei un pochino la tastiera, queste sono cose diverse. L'unica cosa, quello che arrivo a dirlo pubblicamente, sono queste macchie lì che ti hanno abbassato di un voto buono la cosa finale. Questo te lo do come consiglio. Gli errori, se tu li fai, falli da te, capito? Perché te tu c'hai un maestro, cioè se il maestro ti dice di fare una cosa la fai, se non te lo dice non la fai. Quello che ti dice chiunque altro, a valore dopo, siccome siamo noi a dare il voto, non sono altri, va bene? Questo qui, se non c'era, se un voto in più lo prendevi minimo, dico bene? Quindi questo, per guarda le calzate, a volte come si torna in pettine e si usa. Per me lo strumento è un ottimo strumento, anche la valutazione sonora 25 su 30, quindi vuol dire che lo strumento non ha problemi. Mi sembra che questo fosse anche quello... Ecco, diciamo, quanto ha suonato questo strumento? Suonava molto bene, solo aveva solo un po' di nasalità, diceva, dovuto al fatto che era chiuso. Ancora piace, sì. Bene. Però è molto equilibrato, non ci sono problemi da un punto di vista di nessun tipo di emissione, non ci sono errori da un punto di vista, diciamo, di montatura, non hanno trovato nessun problema nell'esecuzione dello strumento. Quindi questo è il tuo. Poi questo è il tuo. Bene. Perciò mi andrei. Quando devo dire sì? Quando devo dire sì? Dillo. Sì, sì. Fallo vedere, io poi devi farlo. Puoi respirare. Cosa adesso puoi respirare se. Vai. Allora. Allora, te ti aspetta la perché mi sono fatto dare anche questo per mettere le mani lì sopra. Allora, questo te lo dico proprio subito. Da me poi dopo lasciamo fare, la valutazione totale è stata forse fra le migliori, va bene? Perché lo strumento nel suo complesso secondo me è uno fra i più belli, va bene? C'è un problema però, è che avrei voluto averti per le mani per dartele oggi proprio, perché i maestri giustamente, allora, mentre suonavano gli è scappato via la corda mi, perché ti sei impuntato di voler lasciare questo cazzo di cosino di gommino che io ti avevo detto di levare, maledetto te, e che te non hai voluto levare perché tu sei in questa maniera. Se invece tu l'avessi levato, lo strumento avrebbe avuto ben di più come punteggio, per il semplice motivo che, oltre a questo discorso qui, tu hai fatto le quattro corde, mentre tu c'hai il ponticello perfettamente in linea rispetto alla tastiera, le corde le partono da qui e vanno a finire qua giù. Se tu le guardi, non c'è spazio qui sui mi e c'è troppo spazio sui sol. Questo è il maestro che è scappato, dice, è toccato a sospendere la prova sonora, rifare il coso, e poi alla fine ha detto, no, io posso, suonatelo così. Lo strumento suona bene, è verniciato molto bene, complimenti. Notevole anche tutto, diciamo, l'aspetto estetico generale, quindi va tutto bene, però questa alzata qui te la potete risparmiare perché ti avresti preso molto di più, ma veramente molto di più, capito il discorso? Un'altra cosa, il ponticello rifarlo come ti avevo detto io la prima volta, non andare a fare gli esperimenti, farli senza portare, perché non li accettano i musicisti, non perché io non sono d'accordo con te a fare delle innovazioni, ma è che i musicisti non li accettano, cominciano a guardarlo, cominciano a farsi delle domande, ma perché? Non è che lo suono e basta, capito? C'è da dire la sua. Comunque, complimenti, per me è un bello strumento, un gran bello strumento. Scusa, allora, la commissione a votazione ha dato 24 centesimi in generale. Io ho dato 24 centesimi sulla cosa, però questa cosa qui non andava fatta. E la votazione 25 centesimi. Quindi lo strumento suona bene, non ci sono problemi da quel punto di vista lì. Poi dopo
si può discutere nel caso che tu arrivi a venderlo, se il violinista vuole il ponticello un po' più grosso, se vuole l'anima un po' più grossa o via, o vicino a quelle sono tutte cose che vanno. Devi fare tutte e quattro le tacche delle corde perfettamente centrate rispetto al ponticello, perché se no così non lo suonano bene. C'è un lastro. No, e queste quattro corde le devi tutte tutte in piedi, le devi centrate, vedi qui c'è 2 mm e qui c'è 0.5 cm. Sì, sì, sì. Va tutto bene, vedi il ponticello centrato, semplicemente tutte e quattro le corde si devono spostare qua di 2 mm. Mm-hmm. Ti raccomando, perché se no la cosa non è. Fa vedere lo strumento. Sorriso, cheese. Sì, sì, no, è veramente un gran bello. La vernice è la più bella di tutti. Sì. Perché la fine? Così, Mancini. Che? Mancini scrivono, perché non scrivono bene. Quell'altro gli ha fatto uno sgorevolchio, questo qui l'ha fatto al corso. Comunque, bravo anche se, ha fatto veramente un bello strumento. Surrese Francesco. Allora, la questione della macchia questa qui non ha avuto nessuna conseguenza dal punto di vista della valutazione. Questo qui è chiaro, si sa, queste cose capitano e non ci sono. Allora, l'errore di base è che il manico è troppo grosso. Questo manico è troppo grosso, l'hanno sentito subito quando sono arrivato a suonare e gli ha creato non pochi problemi, ma nel senso che se lo dovessero usare in un concerto, allora gli dovresti riaffilare il manico. Ora chiaramente nella prova sonora non se ne sono nemmeno accorti, però mi ha avvertito subito che il manico è troppo grosso. Quindi questo è quanto riguarda. Per il resto la pernice, lo strumento è tutto da migliorare la resa qualitativa, nel senso che stare più attenti a queste cose, alle rifiniture, però di fatto non ha avuto critiche, diciamo, in determinati punti. L'unica cosa, la resa sonora come l'era, fammi vedere, è abbastanza buona. 24 centesimi, sì, a posto. Quindi c'hai avuto una valutazione di 22 centesimi per il lavoro in generale, quella della valutazione di 23 centesimi, perché secondo me è veramente uno strumento tipicamente toscano, va bene, non ci sono problemi, e 24 centesimi la valutazione dei maestri. Io ti dico una cosa, secondo me tu puoi diventare un ottimo notaio come tutti quelli di stamattina sanno. Però secondo me io proverei a cambiare un po' il carattere, tu ti incazzi troppo, poi fate, sono cazzi tuoi, cioè io ti lo dico di fronte a loro perché è giusto che tu sappia che te lo dico. No, no, nel senso che lui stamattina per esempio che ha fatto una battaggia al Berardi perché ti stava dando mano. Quando si fa un esame, lo strumento va portato in eccepibile, ma non perché io lo voglio. Perché i musicisti, se non è ineccepibile, non te lo prendono nemmeno in mano, capito? Non guardiamo che questi maestri lì sono maestri che hanno a che fare con i ragazzini e con quelli che sono i maestri di scuola, li insegnano e quindi li portano dei violini cinesi che addirittura non hanno nemmeno il diapason giusto, quindi questi lì, quando si sono trovati in quella maniera, loro l'hanno suonato uguale, non ci sono problemi. Però la mentoniera e la cipolla obbligatoriamente, capito il discorso? Se no, non te lo so, il musicista arrivato, quello per capirsi, Luto Ughi, se non c'ha la mentoniera e la spalliera, non te lo piglia nemmeno mano, capito? Ti dice, comunque, nel complesso lo strumento, la vernice è seconda solamente a quella di Quercioli, è data abbastanza bene, purtroppo questo qui, noi non si è considerato questo discorso. Non si è considerato perché le cose che succedono succedono, cioè, quindi comunque allora la valutazione te l'ho data, tutto il resto che tu mi fai una firma qui, qui c'è tutte le firme di tutti i maestri, tutte le cose, mi fai una firma qui per ricevuta. E comunque il fatto che tu sei partito tu sei partito un mese e mezzo di ritardo, questo è il fatto che tu sei riuscito a ottenere più o meno gli stessi risultati. A vedere. Comunque bravo, eh. Allora, Andrea Giovannetti. Allora, Andrea. Questo strumento qui, l'unica cosa che ti posso dire è che l'hanno sentito che avrebbe un po' più di un mese che sono. Se ne sono accorti subito. Comunque, di fatto, è quello che ha ottenuto il miglior punteggio per quanto riguarda la qualità sonora.
ribadisco, sin dal punteggio minimo, sin dal punteggio massimo, sono stati tutti ottimi strumenti, perché sono tutti, cioè, ora poi dopo vi dirò, nel caso di, a lui glielo ho detto, gli va dispostato le corde, gli va levato la, diciamo, la protezione perché quella crea problemi, e vanno messa a posto le corde, però di fatto tutti hanno emesso delle ottime qualità sonore, quindi questo è importante. No, nel caso tuo chiaramente insomma era molto migliore perché si sentiva, era più aperto. Comunque il lavoro è fra i più precisi, io penso tu sia una delle persone più serie in assoluto di corso, come forse anche troppo, comunque la valutazione è 25 trentesimi quella totale in media, cioè quella che ti verrà sul diploma, 25 trentesimi la mia quella totale e 27 trentesimi quella della commissione sonora. Bravo. E poi c'è Nicola. Allora Nicola, ascoltami. Allora, è successo un po' macello per un motivo semplicissimo, che te tu l'hai rimessa a posto insieme. No, ti spiego qual è il problema. Allora, ci sono state fatte due tipi di critiche. Una reale. La seconda, secondo me, da un più grande punto di vista dei musicisti, un pochino pelosa, nel senso che poi dopo io li ho chietati, se vuoi venire notare, gli ho detto, ma ragazzi, ma Paganini suonava con il Ponticello praticamente piatto. Cosa è successo? Quando sono arrivato a suonare mi hanno detto, io voglio, ma qui l'anima è storta, e in effetti è storta, è messa male, va bene, di sicuro se tu, non so tu l'hai messa, come tu l'hai rimessa, stanotte alle 2:30, mentre tu hai creato, no, l'ho rimessa con Morzetti. Con Morzetti, no, ecco, no. Allora dicevo, questa storia qui io non gli ho voluto assolutamente, non gli ho detto nulla, però il Ponticello è troppo piatto. Cosa è successo? Chiaramente loro poi l'hanno suonato uguale, nel senso che io gli ho detto, ma guardate che Paganini ce l'avevo ancora più piatto, perché lui voleva fare anche 3 accordi quando suonava. E loro però giustamente hanno detto, sì è vero, ma così è troppo piatto. Allora, quando te lo rifarai questo Ponticello, o lo abbassi il sol e il mi in maniera che tu ricrei un po' di curva, o se no proprio lo rifai, va bene, con la curva che ti ha preso le forme stamani mattina. Perché questo violino così montato te lo suona solamente uno che ha più palle a questa maniera, capito il discorso? Il ragazzino che te lo compra magari per cominciare con le corde così pari non ce la fa, ne piglia 2 o 3 volte, capito il discorso? Loro invece però l'hanno suonato, e lo strumento ha suonato bene. C'è solo una cosa, che il mi suona un po' meno, però questa è una questione dell'anima, questa è di sicuro una questione dell'anima, per cui te la devi tirare fuori e rimetterla per bene l'anima, perché non misurata, e in effetti la va un pochino rimessa per bene, perché è proprio storta, capito? È proprio venuta, la sta così, capito? Sì. Invece la devi tenere più diritta in maniera che ti dà meglio l'emissione, proprio se, non ci sono stati difetti su nessuno strumento, capito? Per il semplice motivo che io l'ho insegnato bene, però con l'anima storta, e poi è troppo anche vicino al Ponticello, vedi? Deve venire un 2-3 mm più lungo, va bene? Comunque questo è l'unico appunto che ti è stato fatto, poi la storia della battuta, io non si è detto una maestra, perché nulla si sapeva noi per quanto riguarda la questione. Allora, come mai la macchia da 10 non si può fare nulla, se il bambino me l'ha battuto in terra e vieni fuori. E meno male se non riuscì a fare l'esame, perché sì. Allora, la votazione totale è 23 trentesimi. 24 trentesimi quella della cosa toscana, perché secondo me hai preso un piano la cosa, e 24 trentesimi nonostante tutto la valutazione dei maestri, perché lo strumento, anche se ha questo problema sul mi, che non è molto sonoro, però c'è una missione di armoniche che è fra le migliori di tutti quelli che si sentono stamattina. Bravo. Entro luglio vi farò a mano i diplomi. A questo punto. A mano, grazie. Allora.
entro luglio ci avrete il diploma con la valutazione, con la prima valutazione, quella in alto, che è quella della media di tutte le cose che potremmo fare. Se c'è delle domande, io sono qui. Dai, un applauso a tutti. Grazie.